Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova edizione domenicale del TG del Campeggiatore, un'edizione casalinga che si apre con un sommario piuttosto ricco. Innanzitutto si è svolta ieri a Cuneo una manifestazione sociale per contro la violenza sulle donne, una coperta per la donna, si chiamava così, è stata rimandata ben due volte a causa del cattivo tempo, ieri si è svolta con estremo successo. Proseguiamo l'edizione di questo TG con nel sommario con una notizia che invece arriva da Legnano. Camper Legnano apre un punto vendita dedicato al mondo del camper con tantissimi servizi. Sabato si è inaugurata questo grande punto vendita all'interno della città del Carroccio. Proseguiamo l'edizione di questo TG con una serie di contributi esterni che arrivano dal gruppo da Fabio e Chiara, che sono gli Alemandici travel blogger che sono in giro per l'Europa, e il loro contributo è da un parco di divertimento dedicato a tutta la famiglia. Poi avremo ancora dei serie di contributi esterni proprio dedicati agli eventi che si stanno svolgendo questo weekend in giro per l'Italia. Ma insomma, intanto godetevi la cartolina e ci vediamo subito dopo al rientro. Eccoci tornati in studio. Allora, vi dicevo che la prima notizia riguarda la città di Cuneo: migliaia di coperte colorate in piazza Galimberti, la piazza principale della città, per dire no alla violenza delle donne. Si è svolta ieri proprio questa manifestazione, si tratta di un sacco di queste coperte colorate, veramente tante, migliaia, distese lungo tutta la piazza. Vi ricordo che piazza Galimberti è la seconda piazza più grande d'Italia per estensione, dove si poteva acquistare con 20 euro questa semplice coperta colorata fatta di lana, molto molto bella, ognuna di queste realizzata in modo artigianale. I soldi venivano destinati al progetto a favore dell'associazione San Vincenzo De Paoli della Caritas, proprio per a favore insomma della causa relativa alla violenza sulle donne. Questa iniziativa è partita quest'estate, ha scelto di dire no alla violenza delle donne coprendo la piazza di Galimberti con coperte colorate. Vi do un qualche numero: circa 15.000 coperte sono state posizionate ieri mattina per tutto il giorno dai volontari lungo la distesa della piazza. Questo evento è stato rimandato ben due volte per il cattivo tempo, finalmente è stato realizzato. La notizia successiva invece arriva dalla Lombardia e nella fattispecie a Legnano, per l'esattezza, scusate, nel sommario avevo indicato Como, ma a Legnano. Camper Legnano arriva proprio nella città con una nuova sede, è una grande esperienza nel mondo del camper e della meccanica che nasce proprio da questa grande esperienza e regala uno spazio dove ci può essere sia lo showroom e non solo, ma anche la parte di assistenza tecnica, insomma dove trovare tutto quello che serve per il camper a 360 gradi. Manutenzione, vendita, showroom e piccoli accessori, nonché anche c'è in progetto prossimo di aprire un centro revisioni. Camper Legnano lo potete trovare appunto nella città del Carroccio a Legnano. Per quanto invece riguarda le ultime due notizie di questa edizione, avete tempo fino alle 19 di questa sera, sia a Lavoria presso la Caravan Bacci, c'è un contributo che arriva proprio in questo momento dalla sede di Caravan Bacci, lo vediamo e rientriamo subito dopo in studio.
Come vedete, cara Bambacci, si stanno svolgendo i mercatini di Natale con una serie di eventi e soprattutto anche di cose interessanti da poter acquistare un po' fuori da quello che è l'ordinario di un mercatino natalizio. Ma poi c'è il secondo grande evento invece che si sta svolgendo in Sud Italia, in Sicilia. Anche in questo caso ci arriva un contributo esterno viaggiando in camper. Ernesto e Lidia ormai ci hanno abituato a essere ospiti del nostro TG e inviati. Godetevi il contributo, fino a questa sera alle 19 avete proprio tempo per poter visitare e poter vivere questo evento. Tra l'altro, manco ve lo devo dire, la Sicilia in questo momento regala temperature estremamente gradevoli e favorevoli. Cristiano, Ciao buonasera, siamo Cristiano! riusciti finalmente a fare questo servizio dal terzo Very normal normal camper campers. da Fiume Freddo di Sicilia con Vito Grasso che è riuscito a organizzare una manifestazione particolarissima Porte aperte. all'interno di un'area camper, che è un'area campeggio, quindi devo dire che è riuscito abbastanza bene. Molto. Facciamo dire a lui il risultato e il resoconto di tutto. Beh, i risultati ancora effettivi dei camper presenti non si sanno, ma il Sono tanti, settore sono tanti. sono tanti. E fino a questa mattina si parlava di 160, erano quelli che sono arrivati venerdì. Siamo arrivati a sabato sera, abbiamo visto ancora camper che arrivano, quindi diciamo che la maggiore affluenza era quella del sabato. Non sappiamo ancora, ma sono tantissimi. Abbiamo Abbiamo i visto tante pallottolieri e li gente. stiamo Però la cosa contando. importante che abbiamo visto anche dalle premiazioni che hai fatto è che c'è gente da tutta la Sicilia, Sicilia, la la cosa Sicilia. importante. Abbiamo E riunito tutta la anche Sicilia. credo che la presenza di Ivan Pirrera, che tutti sanno, il presidente UCA, un'unione camperisti amici, è importante Non anche te lo per. rispetto, Però il ragazzi. Suona il telefono praticamente, Cristiano. Vabbè, le mogli si sa, noi donne sappiamo essere sempre il prezzemolino. Quindi, Ivan, cosa ci dici? La tua presenza qui stasera? La mia Anzi, presenza questi due qui stasera, giorni? innanzitutto, Cristiano, io ti faccio notare che sono maniche corte, siamo alle 7, quasi 7. Lui però, È noi 1 no, noi siamo col dicembre. Perché io ormai sono abituato, sono un continentale, quindi sono abituato ai climi più rigidi che ci sono su qui. C'è una giornata, c'è stata una giornata splendida. L'Etna che si vede praticamente in modo fantastico, praticamente alla pendice dell'Etna. E abbiamo approfittato per fare anche una riunione dei presidenti dell'Unione dei Club Amici per quanto riguarda chiaramente i club della Sicilia. E niente, sono qui felicemente anche per fare compagnia a Vito per Capito. questo portaaperte di Pilot che, come tu ben sai, mi appartiene per quanto riguarda il centro-sud Italia. Quindi Vito, resoconto finale alla fine, penso che è andata molto 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 bene. bene il Pilot, questo qua è un È camper bellissimo. bellissimo, piace a tutti, ha una È il secondo bellissima pilot di vita. diretta, Però con diretta. Cristiano, e lui aveva fatto la presentazione del camper di 696. Cristiano è stato con 696. noi a Nantes, quindi ha visto il 696, lui è innamorato e qualcuno ha detto ora che l'avete fatto vedere, ma E il non avevo Babbo sentito, Natale sarà Babbo ricevendo la Natale mi sa che letterina. vuole fare. Va bene. Cristiano. Noi chiudiamo dalla Sicilia, Cristiano, questa volta da Fiume Freddo in provincia di Catania. Alla prossima. Ciao, a presto, buona Ciao, strada a ciao. tutti. Ciao. Eccoci, tornati in studio. L'ultimo contributo che arriva dall'esterno arriva da Fabio e Chiara, gli Allemandich. Loro sono in giro in Europa. Come vi dicevo, da sommario, sono fermi in questo momento in un parco di divertimento dedicato alla famiglia, ma facciamocelo raccontare bene da loro. Fabio e Chiara, siete in linea? Ci siete? Ciao Cristiano e grazie per la linea. Ciao anche a tutti gli amici di Cristiano, noi siamo Chiara e Fabio Allemandich e oggi siamo in Germania. Ad Europa Park, che per il sesto anno consecutivo ha vinto il premio come miglior parco del mondo. Bellissimo nella stagione natalizia, dato porzioni di tranquillità, adesso con più divertimenti nel nuovo parco acquatico Rulantica, che è aperto 12 mesi su 12. Trovi anche un campeggio collegato al parco, bellissimo. E se vuoi avere tutte le informazioni su questo parco, seguici sui nostri canali e sul nostro blog www.allemandici.it. Ciao, grazie Ciao! Cristiano! Bene, bentornati in studio. Siamo nella fase finale. Nel sommario non ve l'ho indicato, ma ne ho già parlato nelle scorse edizioni. Ricordatevi che avete ancora tempo questo pomeriggio, se per caso siete nel Cilento, a Ceraso, in provincia appunto di Salerno, di andare a vivere i mercatini dell'azienda agricola La Petrosa.
dove c'è area camper, sosta camper, e dove potete trovare questi mercatini artigianali proprio locali, fatti e realizzati da artigiani cilentani. Bene, per questa edizione è tutto, fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io, ci vediamo alla prossima edizione, ciao a tutti!